ed è inevitabile ancora citare ancora una volta Emilio Russo, che era seguace del federalismo, acre avversario dell'indipendentismo. Lo vedi un po' all'epoca, questo. Acre avversario dell'indipendentismo, proprio perché egli era un eroe italiota, forgiato nelle intrepide trincee dello sciovinismo italiano, Carso, Asiago, il Piave, Lisotto, Trento, Trieste e la Brigata Sassari. Bisogna dire che Cicito era rimasto amico a Emilio Lussu per tanto tempo. Ecco, in Emilio Lussu lui vide l'uomo capace di rappresentare l'unità spirituale dei sardi e di difenderla, è vero, fino in fondo. Solo che anche Lussu, per vicissitudini politiche particolari, fu costretto poi a lasciare il sardismo. Pensate, Lussu, io sono uno degli ultimi amici di Lussu, ero un carissimo amico suo. Ebbene, sia l'attitudine che Gramsci e Lussu, ve lo dico con doloroso sconforto, professor Gianni, con doloroso sconforto, perché a loro modo ambedue furono due grandi eroi resistenziali. Ma Gramsci e Lussu intrepidamente lottarono non per la patria sarda, ma per la patria italiota. La fiducia che aveva riposto in Emilio Lussu, che si rivelò per necessità, è vero, nel periodo non in grado di coordinare le attività culturali e politiche dei sardi a tutti i livelli, praticamente fece naufragare quella possibilità di cui si parlava di creare una base politica unitaria, eccetera. Sì, nel 49 io ero un giovane sardista, assieme a me tanti giovani sardi. Lussu ci portò tutti nel Partito dei Laghi, nel Partito Socialista. Però Lussu ha avuto anche altri meriti. Vabbè, ma intanto nel 49 lui ci distrusse il Partito Sardista, che da allora non è più risorto. Chi ha distrutto il Partito Sardista? Che lui aveva creato lui poi, fu lui per ambizione, e difatti divenne capo dei senatori socialisti. Anche se non non lo so benissimo, ma a un dato momento, nel momento delle decisioni, si mostrò, e infatti con me lui litigava sempre, perché io sono un separatista, voi questo l'avete capito, non sono italiano, io sono un sardo indipendentista. Cioè voglio separarmi dall'Italia, perché l'Italia è l'ultimo dei dominatori.